No, non siamo su un pianeta extraterrestre di una galassia lontana, siamo nel deserto del Nevada, esattamente nel Black Rock Desert, a circa 100 km dalla città di Reno. Qui si trova il Fly Geyser, sono tre bocche dalla forma conica, costituite da essenzialmente carbonato di calcio. Si tratta di un accumulo di minerali che si sono formati in mezzo al deserto. Vi sembrerà incredibile, ma è un geyser artificiale, causato da un errore dell'uomo, che ha perforato il terreno in quella zona per cercare acqua. Qual è il processo scientifico che è alla base? Questo Fly Geyser è composto da tre coni alti circa 1,8 metri, da cui sgorgano delle colonne di acqua di circa 1,5 metri. L'acqua esce in maniera costante, proprio come una fontana sempre aperta, a differenza invece dei geyser naturali, dove l'attività è ciclica, quasi come fosse un respiro. Costa un po', si ricarica. Questo costante sversamento di acqua ha portato alla formazione di diversi terrazzi di travertino, delle vere e proprie vasche che si riempiono dando vita a dei laghetti. Ce ne sono circa 40 in tutta quest'area che si sono formati in 50 anni di attività. Ah, se volete vedere un esempio di piscine in travertino, ne abbiamo uno bellissimo non molto lontano da noi, le Terme di Saturnia in Toscana. Queste impressionanti strutture sono la conseguenza del deposito continuo di elementi che sono disciolti nell'acqua della falda acquifera. Si tratta essenzialmente di carbonato di calcio, che una volta in superficie precipitano, è un processo chimico quello della precipitazione, per cui diventano solidi e creano quindi questo meraviglioso spettacolo. Ma facciamo un attimo una parentesi storica. Un primo geyser si formò dopo lo scavo di un pozzo per l'irrigazione agricola nel 1916, ma l'alta temperatura dell'acqua nella falda non era adeguata per l'uso agricolo e il pozzo ovviamente fu abbandonato. Nel corso degli anni il geyser raggiunse un'altezza di circa 3 metri. Nel 1964 una compagnia idroelettrica scavò un pozzo profondo circa 200 metri per cercare delle fonti di energia geotermica, quindi calore che viene dalla terra. La sorgente d'acqua, seppur calda, circa 93 gradi Celsius, non lo era abbastanza per uno sfruttamento di tipo industriale. Il progetto quindi venne abbandonato e il pozzo venne chiuso, ma non in maniera ermetica. A Napoli direbbero: ma chi su pazzo? Che vi devo dire? Sta di fatto che l'acqua cominciò a uscire dal pozzo. In generale i geyser, quelli naturali, come funzionano? Approfittiamo, lo diciamo. I geyser, quelli naturali, sono un fenomeno di vulcanismo secondario, un po' come le fumarole per intenderci. Questo fenomeno però è molto raro, perché richiede una serie di condizioni idrogeologiche e geologiche molto particolari. Si formano soprattutto quando è presente una struttura cosiddetta a sifone. Che significa struttura a sifone? Ve la faccio facile. Una struttura a sifone si ha quando si hanno delle rocce permeabili che sono in grado di far circolare e immagazzinare acqua, che sono circondate a loro volta da rocce impermeabili poste in vicinanza di una camera magmatica. Le eruzioni di acqua, vaporacque essenzialmente, avvengono quando l'acqua presente nel sottosuolo molto vicina a una camera magmatica viene riscaldata fino al punto di ebollizione, che si raggiunge, come sappiamo, a 100 gradi, ma a causa dell'enorme pressione delle rocce sovrastanti, detta pressione litostatica, non si trasforma immediatamente in vapore. L'acqua riscaldata dal basso risale attraverso delle spaccature nel terreno, attraverso una serie di fratture, e per effetto della diminuzione di pressione si trasforma rapidamente in vapore, è quasi come se fosse un'esplosione. Ecco, il gas ad altissima pressione spinge violentemente la colonna d'acqua in superficie, creando lo spettacolo dei geyser in maniera ciclica. Domanda: perché i coni sono colorati di rosso e verde? Sì, perché più che la sua forma e la sua storia, ciò che rende unico questo geyser sono i suoi colori brillanti, che sono dovuti principalmente da alghe termofili che lo abitano. Normalmente a contatto con un calore molto forte i comuni microorganismi muoiono, ma non è il caso delle alghe termofili, che proliferano e sopravvivono a temperature anche molto alte. I due diversi colori sono dovuti a due tipi diversi di alghe che vivono a temperature diverse, assumendo appunto colorazioni differenti. Amici carissimi, grazie mille per averci seguito. Io vi do appuntamento sempre qui su Geopop, le scienze nella vita di tutti i giorni. Ciao!